Il ruolo della nutrizione sulla longevità è assolutamente di primaria importanza. Noi oggi sappiamo che alcuni alimenti e cibi in particolare agiscono sulla salute del muscolo e del cervello. La prevenzione della salute del muscolo e del cervello sono assolutamente importanti in termini di prevenzione di fragilità cognitiva e fragilità fisica durante l'invecchiamento. La ricerca all'interno del nostro Ateneo ha dimostrato come specifici macro e micronutrienti sono importanti per la salute e l'integrità dei nostri neuroni, cioè delle nostre cellule cerebrali. Oggi sappiamo, per esempio, che una cattiva alimentazione e in particolare l'obesità porta a un danno cerebrale che non è solo legato all'individuo che in quel momento lo subisce, ma che addirittura può essere trasmesso da un punto di vista genetico. Sappiamo per esempio come micronutrienti, ad esempio il rame, siano estremamente importanti per la salute e l'integrità del nostro cervello e che addirittura, per esempio, la concentrazione di rame all'interno del nostro sangue, del nostro siero, sia correlata in qualche modo anche a una maggiore predisposizione alla malattia di Alzheimer. L'altro aspetto importante è il muscolo. Oggi i nostri ricercatori all'interno del nostro Ateneo hanno dimostrato come particolarmente la nutrizione sia essenziale per la salute del nostro muscolo, che significa la salute del nostro organismo e la prevenzione della fragilità fisica. Sappiamo per esempio che durante l'invecchiamento la riduzione di specifici macro e micronutrienti comporta una perdita di massa muscolare, una perdita di funzione muscolare. Questo è il termine della sarcopenia che impatta in maniera negativa sulla vita dei nostri anziani. Ma sappiamo anche come, per esempio, la supplementazione specifica di alcuni nutrienti, come la leucina, come i metaboliti della leucina, ad esempio l'idrossimetilbutirato o per esempio anche la taurina, possono dare un contributo assolutamente importante sulla integrità della cellula muscolare, sulla integrità e funzionalità dei nostri muscoli. Questo significa longevità attiva. Oggi il nostro Ateneo è concentrato su uno dei più grandi progetti europei, che è il progetto Sprint, che è teso proprio a dimostrare come specifici linee di condotta, in particolare dell'esercizio fisico e della corretta alimentazione, siano in grado di prevenire la disabilità e quindi di garantire una longevità attiva.